Marco Cesare, vengo da Novafeltria e ho avuto questa disavventura di avere preso questo Covid. Vorrei cominciare a ringraziare il mio medico di famiglia per la tempestività e ha chiamato Rimini in modo che mi venissero a prendere per portarmi all'ospedale. Dopo sono stato intubato, quando mi sono svegliato e ho visto attorno a me due fisioterapiste che avevano gli occhi lucidi, erano contentissime che avevo passato questo brutto momento. E mi ricordo che c'erano due medici, io li vedevo lì e che mi dicevano dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Mi hanno agevolato, mi hanno protetto tutti, cominciando dalle donne delle pulizie fino ai primari e tutto quello che compete la struttura ospedaliera, sia di Rimini che poi sono andato a Novafeltria all'RSA che ero ancora positivo. Poi quando ero negativo mi hanno portato alla lunga degenza sempre di Novafeltria. Io devo dire solo bene di tutti e poi anche dalla cucina devo parlare. Mangiavo tutto, il primo, il secondo, la frutta, il dolce. E alcuni mi dicevano che non si mangiava bene, io ho mangiato bene, quando sono molto a casa mia moglie dice guarda che devo continuare perché devo recuperare 10 kg, adesso oggi sono 60, tre cose, portare la mascherina, lavarsi le mani e la distanza di sicurezza. Io come oggi quando mi chiedono come stai, spesso e volentieri dico meglio di prima. Mi sento un po' anche ringiovanito dalla foto che avete fatto, no? La prima foto, no? Con le due dita, perché lì non ce la facevano anche a fare un passo. Mi tenevano dure queste due infermiere di Rimini, che una aveva due gli occhi che mi sono rimasti impressi dalla contentezza che aveva. No, devi fare la foto che domani vai a Novafeltria. Mi piacerebbe anche rincontrarla.